Quelle sono. Mancano ancora 10 minuti. Nervoso? No. Basta che sia una cosa rapida e pulita. Tu fida, non ti preoccupa. Poi te devo un favore, no? Tra tutti gli amici che ho, Max è forse la persona più imprevedibile e fuori di testa con cui abbia avuto a che fare. Con lui di sicuro non ci si annoia mai. L'ho conosciuto in una circostanza piuttosto singolare, diciamo. Oh, oh, che cazzo c'è? Stai sveglio, stai sveglio! Stava con un piede e mezzo oltre i cancelli dell'inferno, anzi, appena l'ho visto ero convinto che vi fosse entrato già da un pezzo. Dai, dai, forza, vieni su! Lo carico in macchina senza fare domande e lo porto alla clinica privata di un mio amico. Credo di avergli salvato oltre che la pelle, anche il culo. Questo spaccia droga. Il tipo che arriva fra poco se la deve comprare. Lo segui? Non sa più per culo. Lascia fare, eh? Comunque, noi entriamo, sorprendiamo questo, chiamiamo la polizia, aspettiamo che arriva l'altro, quando arriva lo facciamo accomodare, li chiudiamo dentro, attacchiamo la chiave al pomello e sedamo. Semplicissimo. Semplicissimo. Oh. Sì, ma scusa un attimo, ma questo non era amico tuo? Sì. Sì, però poi un sacco dei casini, pure con la donna. Questo si drogava. Beh, io me la sono scopata. E meno male che criminale ero io. Vabbè, ma potrò andare che le donne è vietato, no? Capito? Un po' come cazzo te pare. Andiamo. Ma che scemo che lascia la porta aperta? Ma è meglio così, famo prima. Oh, entro scena io, sta a vedere. Sì, sta a vedere. Credi che ti passa un taglio, che devo vedere. C'è ragione. Grazie. Sì, ma che ci serve sto cosa? Per fare la ferita, basta. Sì, vabbè, basta che non ti incazzi. Un momento. Bene, così. No, ma... Noi siamo amici del cliente tuo abituale, che dovrebbe venire, non te lo dico, tra più o meno 8 minuti. Sì, giusto il tempo di chiamare in guardia e dire che qua c'è sta via vai strano. Via vai strano, a che ti riferisci? A questa? Questa è uso personale, sì, sai? Sì, certo, è a scopo terapeutico, eh? Sì. Tu l'hai messa la scheda che ti ho detto? Non sono mica deficiente io, sa? Scusalo, Giancito. Chi, lui? No, mi zia. Sentite ragazzi, chi vi ha dato l'indirizzo mio? Oh, a me mi dà cazzo la gente che fa troppe domande, capito? Anzi, lo sai che ti dico? A fa massaggiare, no? Ma che sei scemo, ti metti a pippa mo? Ah, frate, dai, sono due strisce. Frate. Siete fratelli? Pronto? Buongiorno, senta, ho sentito uno sparo dal palazzo di fronte. Via Gualterio 15, zona Salaria. E c'ho l'appartamento di fronte. E non lo so, venite a dare un'occhiata.
Va bene, grazie. Oh, dice che arrivano fra pochi minuti. Mazzo, buona sta roba. Lo sai, c'è proprio un nasino raffinato te. Sì, grazie, me lo dicono tutti. Quello ha chiamato la polizia e spari, che ci avete in mente? Oh, e se te lo dimo te rovina ma la suspense, no? Dai, poi te sta preoccupato, dai, tra due minuti è tutto finito, dai. Sentite, ragazzi, io non lo so chi vi manda, non lo voglio sapere. Facciamo così. Voi vi prendete tutta la roba, ce n'ho pure dell'altra di là, ve ne andate e mi lasciate in pace, va bene? Ma sul serio se la potremmo via tutta? Sì. Ma davvero? Avanzo! Grazie, sei proprio caruccio. Senti, aspetta un attimo. No, aspetta un attimo te! Se c'è un vero cervello che funziona ancora al minimo sindacale, la devi smettere di rompere i coglioni, hai capito? Se no, lo sai che cazzo succede? Boom, boom. Te invece pensi di farla finita con tutta quella merda? Scusa? È da quando siamo arrivati che stai a pippa con me la dannata e falla finita, no? E da quando è che tu me l'ordini? E sei scemo. Non mi pare il momento questo, dai! Scusa, ma che mi serve la badante secondo te? Ma poi vorrei sapere, ma te che cazzo ti frega se mi faccio due strisce? Due strisce? Per sta pippa tutto quanto, ma che non lo vedi? Vabbè, ma gliel'ho offerta io, scusa, Oh, Cristo santo. E prima mi tocca stare a sentire i piagni stai di sto coglione. E poi te che mi rompi le palle. Scusa, ma che cazzo ti frega te se io mi faccio un attimo? A me non mi ne frega niente, anzi sai che ti dico, fateci la doccia se vuoi. Ma fuori da qua, è chiaro? Genio del crimine di sto cazzo? Non litigate però. Scusa, ma mi ha detto te, vieni qua o mi sbaglio? Ma chi io? Senti, se il mio aiuto non te sta bene, o sai che te dico? Io mi pio tutta sta falopa che sta qua sopra, tutta quella che sta di là, come dice sto deficiente, e poi me ne vado. E sta questione la risolvi da sola, guardie comprese. Forse è meglio che te la spiego un attimo. Te, devi venire qua e fa quello che ti ho detto. Lì. Cazzo, ma gli hai sparato? Dai, dammi una mano. Ma perché gli hai sparato? E che accompagnava all'ascensore, secondo te? Andiamo, sbrigati, dammi una mano. Allora, ma non ti scomodare, continua pure. Oh, mi devi romper cazzo ancora per molto oppure mi viene a dare la mano? Oh, va a aprirci dopo, no? E che ne parli, sbrigati? Sta, sì, è tutto il mio. Max, smettiamo di far cazzate, per favore, Piano B. Piano B. Fatto fuori uno, fatti fuori tutti. No, che fatti fuori tutti? Scusa, pensiamoci un attimo. Che famo fuori, oh? Ah, sì? Voglio dire, ci hanno pure visto in faccia. Ma chi ci ha visto in faccia? Ci ha visto proprio in faccia? Che famo? Ma l'ha comprato qualcuno, non mi pare, no? Ho capito, ma se ci vede in faccia quello vivo, sarà per il problema del cazzo, no? Tu che dici? No, diciamo a quando mi è venuto in mente. Ah, sì, ma te che te la metti? Ma mo te faccio fuori pure l'ex fidanzato, così questa la sto pensando a pace, la fanno finire. Ma fuori l'ex fidanzato, guarda che io non togliete mai fuori nessuno, lo voglio soltanto un castano, ma che stai a dire? Ah, Sergio, buono, un giorno mi ringrazierai. Sì, dentro al gabbio, quando ti incontro un cortile ti ringrazio tanto. Sì, sta arrivando, vatti a metterla. Guarda che cazzo hai combinato. Io? Lei? Ma tu hai studiato per essere così cretino, eh? Oppure te ci applichi soltanto? Com'è che mi hai detto? Lo faccio tutto io, fa queste cose, sono un professionista. Tieni, guarda qua. Meglio se ti lasciavo mezzo morto sul marciapiede.
Tu c'hai pure il coraggio di dire sta cosa dopo tutto quello che io ho fatto per te? Lo sai a me quanto cazzo mi ci vuole a premere un grilletto? Sì, ho notato. Oh, Namo se ne va, sti cazzi da chiudocchiavo. Certo, sta andando. Questo sì che è un bel casino. Un tipo che conoscevo, un accanito giocatore d'azzardo, diceva sempre che te devi scegliere con molta cura la slot machine prima di metterci il gettone, perché potrebbe essere truccata. Per quanto ne so, Sergio non è uno che gioca d'azzardo. Ma che cazzo sto a dire? Ah, devo smettere di farmi de coca quando sto a lavorare. If you wish you were there, I know about the hate of love. I know how it feels to be shoved. I know about sex and crime. I heard about a better time. See more than a thousand diseases. Sometimes think the worst is me. Of the living dead, life is dead. It's a goddamn life, I said. Life is dead. Life is dead. I touched the rain, I felt the wind. Thought I found love, but I lost a friend. Must have been traveling a million miles. In the carpet of many trials, I have told a thousand tales. I was the smith of Jesus' nails. Thousand dreams you want to come true. Tell me what they mean to you. Life is dead. It's the life of the living dead. Shit, I said. Turn back time.